Gli unboxing, quelli ficcanti, gli unboxing, quelli ficcanti, gli unboxing, quelli ficcanti. Possiamo cominciare, cosa dici? Oh, eccoci. Oh, attenzione. Questo è il vero motivo per cui ci siamo... Scusi, Lei abbiamo accelerato la fase 2 dei nostri unboxing. Lei rimane offuscato da cotanto riempimento, Non si vede. Sembra un saccone del pattume. E invece siamo qui con, spoilerato nello scorso video, uno strumento adatto, perché questo meritava. Trattasi di soggetto diciamo che un'eventuale motosegata preferiva. No. Wow. Io sono qui. Allora, questo è un soggetto che non può che esaltare. Penso che a livello collezionistico, e anzi molti l'avranno già intuito. No, diciamo che può esaltare o può far rosicare. Attenzione, perché io sono nell'altra versione del rosicamento. Io sono dall'altra parte della barricata, purtroppo, per ora. Diciamo che effettivamente, come alcuni dicono, sposta l'asticella del collezionismo verso un lido molto particolare. Se una volta i cosiddetti DX potevano rappresentare, no, l'apice di certe tipologie a fargli qualche concorrenza, qui da DX... Future, è arrivato questo sbra! No, adesso che sbra i Future e tutti i X. Quanto costa il suo più grande Future? Sentiamo. No, ha ragione. Ecco, quello che volevo dire. No, solo nel prezzo, però. È molto diverso. Non è detto che anche nel. Vediamo. Però la cosa che volevo dire è puntualizzare questa. Puntualizzi. Questo soggetto mi farà godere sicuramente, immagino, in maniera strutturale, a meno che non lo troviamo a pezzi qui dentro. Soprattutto io dico questo, i motivi per cui mi fa godere questo soggetto vanno anche oltre il soggetto stesso, perché implicano anche altri, diciamo così, influenze, canali o cose di questo qui. Ci sono dei personaggi che a volte vengono riconosciuti, si fanno nominare, che millantano che una volta nel vecchio passato si millantavano essere i collezionisti illuminati, quelli che compravano solo sotto grandi affari, quelli che certe cose no perché solo io so quando è il suo prezzo, tutte queste storie qui. Purtroppo ne sono testimone. E avendo questa consapevolezza, cioè questa cosa qui, io mentre lo sto prendendo, sto godendo, lei non può immaginare le condizioni delle mie mutande. C'è una cosa incredibile che mi fa, proprio mi smutanderei anche dalla mascherina, tanto che sono esotico. Stia attento a non rovinare piuttosto... Lei conosce alcuni che si fanno chiamare in certi ambienti sensei o... Sono questi collezionisti che... Ma quale sensei? La vergogna. Questo un po' come si sprecano a fare certe cose, mi fa godere per tanti pensieri, un po' al fatto che è tutto grazie a noi... Io non voglio vedere, si capisce, no? Non voglio capire. È tutto grazie a noi che certe baracche vanno avanti, che ci si mette tanto impegno, tanto interesse. Eppure questo sbaccamento che certi soggetti hanno dato nel collezionismo, lei si deve sentire che è colpa / merito suo. Di chi? Suo. Mio di chi? Suo. Mio. Sì, in concomitanza con il nostro lavoro, perché lo stimoliamo a... È vero. A contravvenire a tutte le sue... Tutte le regole che si erano imposti. Esatto. Allora, non si capisce cos'è ancora. Non si capisce, probabilmente. Si capisce che viene da suo Z. Sì, ecco. Questo si capisce. Covid o non Covid. Ecco. Ci racconti questo pacco. Ecco. E purtroppo, pesando ovviamente più di 2 kg, ha avuto una gestazione nei lidi cinesi. Una quarantena, diciamo. Si fa tutti i cantoni della Cina nel vero senso della parola. Quindi, in un momento in cui né la posta cinese né quella italiana lo potevano localizzare, okay. Non si sapeva bene dove. Quindi, però io confidando molto che sempre il nostro amico Shouzhen, grande in questo caso, grande. Non solo ci ha permesso di accaparrarci questo soggetto, ma ci ha permesso di farlo a dei costi che fanno rosicare il nostro sensei. Non lo diremo però, giusto? Lo diremo? Il costo, perché è un prezzo che ha riservato per diversi... Giusto. Non era ovviamente un prezzo legale, diciamo così. Diciamo che è legato anche all'abilità e alla bravura del canale o comunque del... Più che quello anche del commerciale. Ok.
grazie, effettivamente ho dovuto fare anche qualche pressione. Non ce l'ho, ecco, normalmente non ce l'avrebbe concesso neanche a noi. Però visto che. Stia attento ad aprirlo, che non voglio rovinare o spoilerare. Secondo me qua siamo a sovrapposizione di brown box ulteriori, però adesso andiamo a. Infatti io faccio una zoomata nella vetrina così. Cosa deve zoomare ancora? Ma così mi diverto, no? Qui si vede qualcosa che vedrete in futuro, cari. E soprattutto noi, sotto questo video, in altri futuri, oppure, ma già nelle chat, nei nostri dialoghi che abbiamo avuto con il nostro sensei. Sì, ma lei non può fare sempre nome e cognome, però. No, sensei. Sì, ma si capisce chi è. No, beh, adesso di sensei non c'è mica uno, ce ne sono tanti al mondo. No, lui pensa di essere da solo. Pensa di essere unico. Oh, sì, però voglio dire, anche il sensei scriverà i commenti, ma già nelle chat ha già visto, sì. Tanto lo fa rosicare questa cosa, che mette già le mani avanti, ma io lo comprerò poi. Sì, sì, è vero, sta già milantando di 100 euro, sì, 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 200 euro, sì. Quindi quando vedo queste sue cose che lui così si prodiga, vuol dire che sta rosicando ulteriormente e quindi io godo ulteriormente ancora di più. Volo basso. No, ma ormai può. No, non spoiler, no. Voglio vedere la sua faccia. Io inquadro la sua faccia al momento del. Attenzione. Dovrebbe inquadrare. Ciao, lei ha un termoscanner. No, non l'ho ancora. Per scannerizzare la temperatura delle mie mutande. Sì, dai, ci vorrebbe. Me l'immagino, guardi. Attenzione. Ma ribadisco, ormai il soggetto. No, ma non si è solo da unboxare, ma ancora è, non si capisce. È da percepire in mano, io penso che si veda. No, io non lo sto inquadrando. Cosa sta inquadrando? Deve inquadrarlo. Sì, deve inquadrare, tanto si è già. Attenzione, dopo. Ragazzi, e qui casca. Ma non lo nomi. L'asinone. No, non lo nomi. Non lo nomi. Deve solo farlo. Cioè, qui non. Si deve percepire solo, guardate, qui c'è la scritta. Su cui angolare, allora, questo si può definire il santo graal in questo momento? Attualmente sì. Puttana, attualmente sì. Lei lo sa che con questo arrivo mi distrugge definitivamente, vero? Lo sa? No, ma perché? Ma sì, sì. Ma sono. Sa che io soffro quando vedo questo. Io lo distruggo sui pigiamati. Su questo sì, basta che lei sappia riconoscere la netta superiorità. Va bene, adesso vedremo se saprò riconoscerne. Anche se lei una non netta, si applica. Non mi applico, no, non mi applico. Io le do il materiale anche informativo, le è vero, tutto è vero, quanto è vero. Lei non si no, le sto guardando, Ma cosa sta guardando? Sono alla sesta o settima puntata. Ma sì, adesso. Giuro. Vabbè. Perché diciamolo, questo soggetto qui fa parte della serie. Non è Zeta Ganda. Non c'entra con lo Zeta Ganda. No, è la Zeta Ganda. Ma come no? No, ma viene, sì. Viene dopo Zeta Ganda. Non è l'NT03? No. Eh? Scusi, i primi, vabbè, niente. No, questo non le assicuro che non c'è nella Zeta Ganda. Ah, okay, lo okay. Posso dire perché Zeta Ganda me l'ho vista a differenza sua e. Ah, ok. Vabbè. No, mi sembrava che il Gundam, quello che viene rubato dalla Federazione. No, non è questo. No! Cos'era quello lì? Che cazzo era? Ma lei ha guardato l'altro, cosa guardava? No, ci sta. È appena sbucato al muro Ray che io pensavo no, non ci fosse. L'altro è il successore dell'RX-78. Ah, ecco. Ma non è questo. Okay. Ah, che godure. E poi quando penso ancora, no. Io non c'ho solo Master Grade perché faccio solo una scala, le altre scale non le faccio. Sono fuori, sì, ma dopo mi impegnano. E dopo solo Universal, in altre cose solo Universal Sense, in cui ovviamente anche lì andrà in altre cose. Sì, sì, è certo. Wait, già il box mi sembra tanta roba, Wow. Vacca la miseria. Allora, qualcuno? Il box sì, perché è tanta roba, ma? Se non lo prendo in mano. Posso? Sì, anche se sono. Se non lo prende in mano, non percepisce la differenza. No, però cazzo, peso. Rispetto a un perfect grade. Perché anche il perfect grade le sì, scatole. Più o meno, sì. Un po' meno appena di queste, ma siamo lì. Scusi, È il peso che ovviamente. Ci giro un po' attorno, scusi, volevo vedere. Allora, qui c'è. Ok. Ecco dietro com'è. Ah, tutto aperto, un po' aperto mi sembra. C'è il nostro amico. Sì. A cavolo. Questo sarà una recensione, una questione un po' dura e un po' lunghina perché è uno di quelli talmente. Sì, ma lei così mi fa sudare ancora di più. Già avevo caldo. Sì. Lei resiste a queste temperature quotidianamente, sono io che sono in trasferte. Ecco, a proposito, visto già dall'altro video rischiavamo appunto di soccombere in certi modi. Mm. Volevo dire ai nostri followers. Se voglio che facciamo altri video, okay. Non è tanto una questione di
fare essere lucrativi, fare speculazioni, ma proprio per sopravvivere ci devono aiutare. Faremo, no. Non so se faremo un Patreon, qualcosa per fare, per mettere un Dyson, qualcosa okay. Che ci permetta di andare sotto i 40 gradi. A meno di respirare, a meno di respirare. Scusi, intanto ne approfitto. Quindi non so, frigo, mini frigo, Dyson. Ecco. Qualche birretta, qualche. Quelle gliele mettiamo noi magari, però. No, però se voglio. È calda, cioè calda siamo la morte, birrette calde. Attenzione, stia attento che non mi voli, ecco. Wow. Allora, si presenta così e come al solito noi ve lo apriamo in religioso anteprima, ecco, diciamolo, di fronte a voi. È in diretta. Cioè, noi non è che vogliamo farvi vedere tutto, sì, proprio lo ius prime notis. Morte, miracoli, di qualsiasi cosa possa accadere in questi frangenti. Quindi è super, noi ce lo potremo ritrovare in questo momento completamente devastato. E ci metteremo probabilmente a piantonarci questo in tutti così, gli orifizi. Oilà. Di sotto quello più grande però sono gli accessori, vero? Mi sa di sì. Quindi, mi sa di sì. Anche perché il peso mi sembra sì, il peso è qua. Tanto io mi inquadro la scatola che è già beh, molto bella. Delle scatole. Feticista, sì. Bella, bella, bella. Si potrebbe dire che il suo feticismo è accostabile a chi, ad esempio, a quello dei piedi boh. O delle scarpe? Direi di sì. Okay. Anche se questi hanno un odore diverso, si sente il profumo? Com'è? Ma meno petrolchimico del De solito. Quella, quella, quella. Quella. Qua. Metal structure. Ecco qua. Metal structure. Quindi questo è l'RX 93. E sappiamo che questo oggetto qui, per essere completo, ha bisogno di un altro set supplementare. Sì. Non voglio spoilerare, ma lei pensa di procurarselo o lo lascerà? Lo sa che non dovrebbe nemmeno farmi queste domande. Okay, ho già capito. Sono scontate, cioè... Ok, gli acquisti, va bene, ho capito. Scusi, no. Ma no, qui... era per stare ancora questo non è neanche cioè, è vero, è quantomeno obbligatorio. È obbligatorio. Cioè, non è che non si può fermare qui. Li ha già cercati? No. Sì, ma escono tra uno o due mesi ufficialmente. Okay. Quindi anche lì. Sì, ma le arrivano? Ha già fatto il pre? No. Ho dovuto preordinarlo questo. No. Ma il cartone, è abbastanza grosso, non è grossissimo, però, Se si ricorda. Ma faccia le pippe sul cartone. Sì, vabbè, devo fare le pippe su qualcosa, scusi, non voglio darle troppa soddisfazione così, Allora, questo innanzitutto è una bella cosa. Cos'è? Perché purtroppo lo sappiamo e lo ammettiamo. Le terze parti, se c'è una cosa su cui lesinano, in un soggetto come questo, in cui c'è da andare un libretto, a scovare, no, un libretto, un cazzo, ma è un manuale per a pilotare. Scovare ogni singolo dettaglio che può celare, che... senza dover andare a rischiare nessuna parte, quando lo sposti, gli metti le armi, gli fai cose, è giusto che ci siano tutte le istruzioni e soprattutto ti, in attesa di montarlo, posarlo e quant'altro, ti sollazza nelle tue notti. Ecco. E qui abbiamo quello che lei intendeva. Le funnel pass, sì. Si chiamano così? Queste sono obbligatorie, non è che sei obbligatorio. Un RX 93 non può fare senza funnel, cioè che armi ha di ultraficcanti? Che vengono presentate alla modica cifra di, c'è scritto qua. No, qui non yen, uno yen, vabbè. Ma tanto... costicchiano. Sì, beh, perché questo viene a due soldi per caso. No, però le funnel, cosa costa? Mezzo palo, può darsi? No, però invece qui ci sono tante cose grafiche. Questo è il manuale. No, questo è più che altro fotografico. Sì, è una roba book, è un book artistico. Bello, bello, bello. E qua invece. Questo invece è il vero manuale. Sì. Okay. Oh, che bello vedere tutto così dettagliato. Io la ringrazio per addrizzarmelo, così mi devo mettere tipo contorsionista. Ecco, bravo. Scusi. Questo ce lo dovremmo studiare bene, perché soprattutto se c'è tutti i LED che non sono forniti, bisogna recuperare. C'è qualche cosa che è già fornito, ma figata. Quello che non è fornito, ovviamente, noi non è che stiamo qui a dire no, non ce l'abbiamo. No, dobbiamo averlo completo. Giusto? Tutto qua. I complimenti. Credo che lei vorrà adesso toglierlo dalla sua confezione. Aspetti, no, prima voglio soppesarlo così com'è. Ma tanto di polistirolo? Sì, ma ho già provato, mi sembra pesantissimo. Cazzo, si pesa, vacca boia. Deve. Oh, deve, se no. No, io pensavo fosse più plastico. Se no, per figli. A me avevo quella percezione. Si ricorda che l'avevamo un po' tutti al Luca Comics? Quando l'abbiamo visto una lì, posato di, lì così. Di plastiche, di sì. Cose, di... E invece no. No, è questo che mi farà star male. Io speravo che fosse un plasticotto così. Vabbè, non ce l'ho, pazienza. Se anche non lo trovo. Opla.
Lei mi sta dicendo. Cioè, più che altro questo. Ta-da. Bisognerà capire che andamento prenderà a livello collezionistico di se ne faranno altri esemplari oltre questo, se rimarrà un pezzo unico per molto tempo. Eh già, questo potrebbe si troveranno in giro perché farà la differenza. Il problema è che nel momento in cui è uscito una novità, una cosa così estrema, i collezionisti ovviamente sono divampati, cioè non è che. Sai che io lo sto riprendendo per far vedere a tutti quanto è abile nel infoderare. Cos'è quello? Boh. Lo scontrino. Sì. Attenzione, lo scontrino. Allora, cari amici, e questo è il momento topico. È il momento Topexan. Non so se è Topexan, però. No, ho già sentito un peso che mi ha fatto star male. Perché sa che io sto male, no? In certe situazioni, in certi frangenti. Sa che io adoro il metallo, quindi quando sento il peso del metallo vado giù di testa. E questo purtroppo, cari amici, mi pare che sia tutto fuorché un perfect grade. Cazzo. Ecco qua. Questa bestia. Pesa? Come lo sta tenendo? Pesicchia, pesicchia. Bello, Cristo. Cazzo. Sbolone. Ed è bello che venga anche, ecco, quando un parametro che sottostimiamo spesso e volentieri, cioè quello del. Che boia, che bello. Dell'undressing, nel momento in cui ecco, sì, fuori. Sì, sì, sì. Questo vederlo proprio così senza mettere la testa successivamente, le braccia, ma viene già così, già. Lo si percepisce già così, è un momento effettivamente. Di goduria estrema. Sì, non so con la luce scrausa che lei stava utilizzando. Sì, la luce di merda, sì. Facciamo una cosa, lo mettiamo, spostiamo. No, lei si metta così. Ah, ok, sì, che viene illuminato, giusto. Vediamo se viene, ci facciamo delle prove. No, viene, viene, ecco, qui viene. Boh, spettacolo. Tutta la sua potenza, bello. Sì, tanta roba, ragazzi. Diciamo che effettivamente, visto così da vicino, senza filtri, vetrine o cose così, fa la sua figura. Fa la sua porca. No, figura. È meraviglioso, veramente è una cosa fuori. Posso un attimo? Prego, prego, tocchi. Dato che volevo sentirlo. Orca boia! Non ce la fa con una mano sola. Dio buono, se pesa, ma non dava quell'idea, giuro. Ma quello che hanno presentato a Luca non sembrava così bello. Forse la vetrina, la luce sparata, sì, fondo, forse. non lo so. Però questo effettivamente anch'io che non mi soffermo di solito a guardare e rimirare le piccole cose. Scusate, cari amici, se ogni tanto non lo metto, non lo centro nell'immagine, ma perché lo sto guardando con gli occhi e non attraverso la telecamera, perché capire mi sto perdendo. Smanucciandolo ben bene tutte le cose che ci farà. Questo fa godere tantissimo, eh. Wow. Eccolo, giravolti un attimino. Dietro c'è un backpack. Sì, stavo guardando tutte le varie. Sì. I dettagli delle varie verniciature. Ovviamente molte volte i dettagli si percepiscono qui dove ci sono. Bello. Meraviglioso, no, è una cosa fuori da. Quello che è da capire è. Fuori di testa. Che guardandolo così. Sì. Sa che io. Me lo gira di schiena per cortesia un attimo. Scusi, eh. Sa che io ne devo profitto. Sempre andare a subito sciorinare anche al mio aspetto critico. Wow. Mi vengerebbero certe domande del tipo. Dica. In questo soggetto è applicata la stessa qualità degli ultimi Metal Build? Solo che ovviamente spicca di più perché essendo una scala maggiore c'è più spazio e c'è più cosa per i vari dettagli, per le varie cose, vista la che concede la scala. Cioè mi chiedo se effettivamente. Allora, non vorrei che volassi in avanti, gli stia di fronte per piacere, perché non so, è appoggiato bene, sì. Sì, è appoggiato. Perfetto, scusi, non sa che ho sempre dei timori reverenziali. Che mi chiedo che andremo a esaminare. Sì, da quello che ho visto in certi video non ha proprio la stessa posabilità dei Metal Build, non ha gli stessi gimmick, le stesse articolazioni. Sì. Anche perché questo non ha uno stand display che lo possa sollevare. Sollevare non mi sembra vero, ha solamente il display, ma lo puoi appoggiare dove lo puoi appoggiare. Il display dovrebbe essere in cemento armato. Sì, perché cazzo, cioè, scusi, mi ritappo.
No, voglio risentirlo un attimo, perché da dove va preso secondo te? So, da qua sotto? No, di qui. Da lì. Di qui, ok, ce l'ho. No, ma cazzo se pesa. No, è una bomba. Purtroppo, ho sbagliato completamente la valutazione. Cioè, lo pensavo molto più leggero, non così pesante, giuro. Non lo pensavo così pesante. Ma non è che va molto al peso. No, però il peso ha il suo peso, non so come dire. No, certo, così, che ce l'ha, la sua importanza. Che caspita. Però proprio il peso potrebbe essere una di quelle cose che poi inciderà nella sua posabilità. Cioè, sicuramente inciderà, però vuoi mettere un oggettino che sembra un ovino Kinder rispetto. Cioè, anche perché i perfect grade sono vuoti, non è che pesano tanto, scusi. Allora, visto che abbiamo già sciorinato abbastanza su questo, perfetto. Andrei a tirar fuori. Apriamo le parts. Lui, quanta solidità di dimostrarsi solido, sembra che sia molto capace di stare sì. al suo posto. Sembra di sì. Bello, complimenti Viper. Complimenti. Le faccio io i complimenti da parte di tutti. L'ho fatto io. Vabbè. Però ho avuto fiducia, vede? Alcuni sono stati un po' più timorosi. Ma non è questione di fiducia, è che certe volte il collezionismo, se lo approcci in certi modi, quasi non dico ti obbliga, ma... Anche perché il prezzo non è che sia così accessibile e abbordabile. Però è quei casi in cui ti dici meglio una cosa così che non 100 cose cos'ha. Ah, quello è vero. Wow. Allora. Attenzione, allora. Primo scudo, blister. Bazooki, fucile, saber, mi sembra di vedere. Questi cosa sono? I cosi che di dietro? Sì, forse sono dei trust. Mega super display stand, bazooka, base, cilazzo e quant'altro, e accessori del display stand, cioè... Con gli omini ci sono, vedo. Sì, adesso qui aspetti, allora, ripartiamo. Sì. Allora, facciamo vedere gli omini. Che poi illustreremo ovviamente debitamente in fase di recensione. Un po' di riflesso, però mi sembrano fatti bene. Sì, sì. Ah, sì, anche Amuro. È lui? No, è? No, Amuro mi ha detto che ultimamente frequenta certi circoli prebiotici. Aspetti, ma è lui però. Ma non lo so. Mai quadrato. Non ci mette. Dov'è che non riesco a mettere? È qui. Non... Ah, non... Ma adesso con la plastica è una cosa o un'altra. Non eccolo. È che... No, si vede. Sembra lui, vabbè. Amuro gay? No, chi diceva? Quello è quello che frequenta i circoli prebiotici. Allora. Questi sono i pezzi per fare le lucine illuminanti. Ah, sì. Non credo ci siano, no, qua ci fanno le pile. Beh, bello. Qui c'è del metallo, vedo. No. Nel display, o è plastica vernicciata. Cioè, no, c'è qualche cosa di metallo, metallo perché senta. Zio Bono. Sì, qualcosina, sì. Qualcosina. Non tanto. Le plastiche, è chiaro che per essere un display sono abbastanza grezze, sì. Cioè sì. È avanzato per essere un display stand, ma ovviamente non è un dettaglio, è tutti le accessoristiche, i ganci, mica ganci, le passerelle. Allora, qui faccio fatica a riprendere perché nero nel nero si vede così. Vabbè. Però avremo tempo avremo tempo. A me piacerebbe tirare fuori o lo scudo o il rifle. C'è un altro braccino. Altre passerelle, altre cose, sì. Non è che ci sia. Tutte cose che avvolgono il nostro New Gundam e il Beam Rifle. Prova a tirare fuori uno di quei pezzi, ah no, il bazooka, così, che si può ripiegare. Fra cazzarola. Qui anche qua del pesino qui gliel'hanno messo in questa parte. Il rifle è leggerino. Qui probabilmente perché appoggiandosi nella spalla... Ah, deve avere un appoggio. Sì. Ah. Molto pesante, sì. Questo probabilmente si piega come si piega. Si piega. L'ho visto in qualche video. E al di fuori del livello di dettaglio, un'altra componente in cui quindi ci si aspetta che questo cieca, ovviamente, sia le gimmick, perché tutte le parti di interazione con il modello saranno il suo. Non ha visto questo si può aprire? Ma non mi dica. Attenzione. Si può aprire, sotto c'ha delle alette che si possono basculare, estrarre, escono fuori. Sì, bello. Ecco, la colorazione mi aveva stupito nei video. Dietro mi ispira con questo verde molto luci, qua davanti con questa... Ok, è un po' più... Questa sfumatura arcobalenica, sì, è un po' più ma... piatto, qui è più metallico, vero? Sembra che... Belli... Le punte di missilozzi belle pronte ad essere sparate. Fucilone anche nel. Sì.
Apple, ma si può anche aprire di lato, eh? Va bene. Non vogliamo commettere atti impuri in questa fase, ovviamente delicata. È giusto. Purtroppo 40 gradi. E intanto fa capolino dietro la scatola. Questo è uno strumento chirurgico, diciamo, per le ragadi. Cazzo. Caspiterina. Che dire? L'impatto è notevole, ragazzi. L'impatto restituisce tutto quello che tutto qui ecco, cioè, secondo me a questo soggetto possiamo dire di fronte a queste volte sì. Sviene di fronte a queste cose, ma in realtà, cioè, quando arrivi a questi acquisti qui e poi dopo a questi soggetti non arrivi come per dire oddio che roba incredibile, no, cioè l'avevi visto che cos'era, sapevi cos'era. Puoi rimirarti, andare all'esame approfondito per stupirti tante piccole chicche che magari. Sì, però. Il peso te ne accorgi. Sì, per, è bravo. In mano, sì, però te ne accorgi, te ne accorgi solo se ce l'hai in mano. Mettendolo vicino esatto. Ad altre cose, probabilmente. Sì. No, mettiamolo di fianco a un perfect grade per vedere l'altezza dell'RX78. Scusa. L'RX78 è un po' più tapparellato. Sì, cioè, cosa ci vuol mettere? Gli altri sono difficili. Gli altri lei non li compra. No. Ricordiamo sempre che c'è un Fenix pendente, lei sa che si appella a questioni di Covid, non Covid. Vediamo se avrà la delicatezza di non distruggermelo. Bravo. Cioè, faccio vedere. Fa una pippa. Cazzo. Cioè, viene fuori che. C'è una differenza clamorosa. C'è qualcosa che non quadra. No, gli dice fratellino, scansati perché qui, ti fai male. Qui ti fai male. Un 60. No, non è un 60, o quantomeno quell'altro era molto più potente. Qua, secondo me, vedendo quei piedoni lì per la stabilità, è una cosa o un'altra, secondo me, poteva essere un po' più. Sì, forse, sì. Forse mi vien da dire così, la sensazione che sia un po' più ecco, sì, precisa, sì, questa, un po' più centrata quella scala, questa di dimensione, sì. Diciamo almeno a rapporti delle varie parti, poi, e purtroppo fa un po' d'ombrello, non so come dire, rimane un po' offeso, lo so, il 78, mettiamolo via. No, ecco, no. Diciamo agli amici che sta uscendo un'altra versione di questo kit meraviglioso che però è anche un po' stufato, cioè nel senso anche sì, un po', però soprattutto il fatto, non tanto l'RX 78 in sé, che voglio dire ormai sì. Abbiamo visto in 200.000 salse, quanto il fatto che si continua a sciorinare un perfect grade sì in 200.000 colorazioni diverse o effetti sbarruccicanti e quant'altro, ma sempre dotato di un appunto uno schema costruttivo ormai datato, quindi giusto. Vogliamo metterlo di fianco a un metal build? Pensa che può essere un build originale? Può essere un'idea o no? No, non so, giusto per tanto che siamo qui, giusto per non chiuderla così. Ecco, stia attento perché sa che avevo provato a sistemare il display, che mi si era rotto. No, allora la lascio mandare allora che riprendo io. Ecco, riprenda lei. I momenti di distruzione. Ecco, cari amici, che diciamo che purtroppo abbiamo deciso di fare una brutta figura a qualcuno. Ma cioè, guardi che io comunque metto sempre l'approccio critico in queste cose, sempre comunque. Nel dire che questo, per dare la vera potenza di questo, bisognerebbe appiedarlo. Se tu lo metti a piedi, effettivamente dimostra quanto questo gli caga in testa, in merito all'impatto di presenza e no. Incombenza. Poi uno può dirmi, no, io faccio solo la scala 1-100. Innanzitutto metal build, se tu fai la scala 1-100, penso che l'RX 93 non lo vedrai mai. Mai, infatti. Visto questa interpretazione qui. Ma al di fuori del voler essere 1-100isti, va dato un merito. Comunque questa scala